Добрый день. Привет. Как дела? Come va? Хорошо. In questo video e i prossimi due senti un breve estratto da uno spettacolo audio tratto dal dramma Il Gabbiano di uno degli scrittori russi classici più famosi, Anton Chekhov. Così espandi il tuo vocabolario, impari alcune cose importantissime sulla grammatica russa e fai tanta pratica di ascolto e conversazione. La frase X della volta scorsa è: lei legge i giornali la mattina. Lei si intendeva come la forma di cortesia, che in russo è uguale a voi, vy. Un giornale, abbiamo visto nel video precedente a questo, si dice gazeta, mentre i giornali diventa gazety. E infine la mattina, come complemento di tempo, vuole la parola mattina, utra, declinata allo strumentale utrom. Così diventa «Вы читаете газеты утром?» Ora lo chiedo a te e prova a rispondere. «Вы читаете газеты утром?» Avresti potuto rispondere «Да, читаю» oppure «Нет, не читаю». Ascolteremo un piccolo pezzo dallo spettacolo audio Il Gabbiano, Chaika, registrato in un teatro da degli attori russi molto famosi. Anton Pavlovich Chekhov ha scritto questo dramma alla fine dell'Ottocento. Oggi lo possiamo trovare in questo formato su tanti siti russi. L'estratto che sentiremo e leggeremo noi ci mostra un gruppo di persone, tra cui c'è l'attrice Arkadina, che parla di suo figlio, un giovanissimo drammaturgo. Le parole sottolineate che vedi ci fanno capire chi parla, in realtà non le sentirai. Ascoltiamolo. Каждый пишет, как хочет и как может. Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое. Юпитер, ты сердишься? Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время, я не хотела его обидеть. Ottimo. Se hai fatto fatica a seguire il testo con lo sguardo, non ti preoccupare. Vuol solo dire che ti manca la pratica di ascolto e lo rimediamo subito. Come capisci la parola «чайка»? La trovi nel titolo del nostro foglio ed è proprio il titolo del dramma stesso, Il Gabbiano, Chaika. La prima persona che hai sentito nello spettacolo ha detto «Каждый пишет как хочет и как может». Dov'è la parola «vuole»? «Хочет». E come dici può alla terza persona? Может. Invece nell'ultima parte della conversazione l'attrice Arkadina pronuncia la frase «Я не Юпитер, я женщина». Come dici donna, quindi? Женщина. E come capisci? Молодой человек. Un giovane uomo, un giovanotto. Come capisci la frase? Я не хотела его обидеть. Non volevo offenderlo. Я не хотела его обидеть. Se fosse stato un uomo a dire questa frase, come l'avrebbe detto? Я не хотел его обидеть. Ascoltiamo questa conversazione ancora una volta. Каждый пишет, как хочет и как может. Пусть пишет, как хочет и как может. Только меня пусть оставит в покое.
Юпитер, ты сердишься? Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время, я не хотела его обидеть. Прекрасно, magnifico. Vai ai prossimi video del livello intermedio per scoprire tante cose utili e divertenti sulla grammatica che hai appena visto e sentito. A presto, da Skorova!